19 settembre. Oggi, stamattina ho cominciato in maniera piuttosto pigra, guardando qualche video su YouTube, mangiando, perdendo tempo. Poi a un certo punto, quando mi ero messo in testa di fare yoga, che non ho fatto nei giorni scorsi, ho deciso, ma sì, guardiamo già sul sito della Paolo Grassi, magari è uscito qualcosa. È uscito l'elenco e io non ci so. Lo leggo un paio di volte per essere sicuro. Cioè, è così assurdo che io non ci sia. Lo chiudo, lo riapro, controllo. In una delle letture mi accorgo che c'è il nome del ragazzo nella mia commissione che l'ha fatto prima di me, il Canis Canes, il Canis Canis, il cane dei cani, colui che lo fece tutto girato su un fianco, colui che fu interrotto, colui a cui spinsero la sedia, dai fallo sulla sedia, no 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 grazie, non voglio, colui che criticò i tecnici e i registi con cui ha lavorato, colui che sembrava un po' un coglione. Io non sono stato preso. Lui sì. Oddio, mi è venuto il dubbio spontaneo che ci sia stato, diciamo, un errore nella trascrizione, che si siano confusi lui con me, abbiano preso lui perché pensavano a me. E invece, cercandolo su internet, perché l'ho anche cercato su internet, è venuto fuori che ha una formazione lunghissima, ha incominciato da bambino, ha lavorato con grandi maestri, non so in che cosa perché i risultati non c'erano. Sta di fatto che hanno preso lui e non me. L'ho presa piuttosto bene. Ho avuto un attimo di sussulto, di mi chiudo al mondo, e poi allo stesso modo in cui mi sono sollevato il giorno del provino prima di andare in scena e dirmi vaffanculo, che cazzo mi serve, mi sono detto che cazzo mi serve chiudermi al mondo, piangere, niente. Se c'è una cosa che devo imparare dall'esperienza di oggi è essere cattivo, avere fiducia in me stesso, a smettere di stare in un angolino e di aver paura, ma chissà se va bene, buttati, buttati, vaffanculo, buttati. Non ho più fiducia in domani avrò il provino a Genova e se inconsciamente sì, spero di essere preso là. Non ne sono certo perché sono fondamentalmente convinto che non serva, che non servirà la mia performance. Quello che importa sarà qualcos'altro, sarà quanto sono bello, quanta formazione teatrale ho alle spalle, con chi ho lavorato, quanti spettacoli ho visto. La parte che io ritenevo fondamentale, evidentemente non lo è. Il pomeriggio ho provato a chiamare l'Accademia per fissare un colloquio per discutere gentilmente di che cosa non è andato bene nella mia audizione, così da prepararmi meglio il prossimo anno. Quegli stronzi non rispondono mai, mai. Ho anche provato a contattarli prima, quando appena era uscito il bando, quando il bando non usciva. Non rispondono mai. Mi hanno detto, sì, mandi una richiesta via email. Mi hanno risposto, Mi risponderanno. Mi ha fatto male, ma non mi ha provocato tristezza. Tanta, tanta rabbia, rabbia, perché so che ho dato 10 volte quello che ha dato. Cioè, se non avessero preso lui sarebbe stato anche meglio. Dico, magari hanno selezionato persone che erano davvero più brave di me. Ma lui è stato un cane, un cane, un cane! E hanno preso lui. Dio, quanta rabbia! Ho deciso che a sto punto tanto vale provare anche la Gian Maria Volonté, tanto che ci siamo.
curioso che arrivi domani, molto curioso. Vediamo che darci a buttarci.